resta un resta la riconferma innanzitutto per quanto riguarda la direzione degli organi statutari, riconferma la direzione delle cariche di presidente, segretario, presidente, presidente onorario che sono attualmente in carica. Quindi io avanzo la proposta ovviamente di riconfermare senza meno la carica del presidente onorario Severino Mingoni. Che ovviamente non è un personaggio per noi da parte della nostra fisionomia. Passiamo quindi all'elezione del presidente dell'associazione. C'è nessuno che avanza una candidatura? Oltre quelle già avanzate? Ah sì, allora il presidente sono io attualmente e io accetto la candidatura, la riconferma della candidatura al presidente dell'associazione radicale del Corso. Qualcun altro vuole presentarsi? Vabbè. Abbiamo nominato alla presidenza onoraria, sì,
saremo. Abbiamo fatto l'acclamazione, vi ringrazio già. Grazie. La proclamazione degli eletti c'è stata? Sì, cos'è? Ah. Quindi proclamati gli eletti, che ha reso il congresso sono aperte le iscrizioni all'anno 2020. Non è stato fatto perché abbiamo una presenza che è così molto intellettuale e poco operativa. La quota proposta per il 2014 resta quella abituale di 20 euro, che anche questo andava letto in qualche modo. Quindi sono aperte le iscrizioni che possono essere fatte brevi mano dal sottoscritto a qualche suo delegato o attraverso il sito dove ci sta un sistema PayPal per poter fare l'iscrizione o pagamento direttamente con carta di credito. Grazie. Ringraziando il tesoriere e sperando che si iscriva anche chi magari ci sta guardando su Liberi TV, possiamo chiudere i lavori del congresso del Treviso.